C2, girone D, non aggiornata. Lo Sporting giovane risorse prova a dare continuità ai suoi risultati dopo la vittoria contro il Minturno Marina nell'ultima giornata. Sulla sua strada c'è però la prima della classe, la DLF Formia, alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva per consolidare il vantaggio nei confronti della Visfondi, attualmente a meno 4. Dal Pala Bianchini di Latina, buon pomeriggio agli amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prospero. Non è dentro il gol! Il gol di Daniele Riso, numero 6. Attenzione, adesso intercetta il pallone Contarino, costretto a fermarsi, poi prova il destro. Natalizia, ricomincia da lui lo Sporting, adesso il pallone dentro per Tabanelli, che si appoggia proprio per Cristofori. Torna da Martufi, ha mozzato il pallone dentro per il gol di Parano, che si è girato e ha infilato Caramanica. Poi Guastaferro riesce a restituire il pallone a Conte, poi Riso libera il destro. Caramanica adesso fa ripartire l'azione dei suoi con Conte e Guastaferro non riesce a intervenire per un pelo. Adesso La Croa intercetta il pallone, esce bene Tonini. Martufi, Varano che prova con il destro e la respinta, un calcio d'angolo di Caramanica. Conte, poi La Croa. La Croa si libera, esce benissimo Tonini. Poi La Croa. La Croa, il pallone è buono dentro per Conte. Intervento straordinario di Tonini. Riso adesso recupera dopo il rinvio di Tonini e Riso spara. Pronta Banelli per Natalizia. Natalizia con il sinistro, palla al lato. Poi Corona sbaglia tutto, allora situazione di 2 contro 1 con il gol di Cristofori con la punta. Infila Caramanica con Riso, si rifà sotto il Formia subito con Guastaferro e l'intervento di Martufi. Varano, poi Martufi. Martufi qua combina un pasticcio clamoroso Varano. Poi controlla agilmente Tonini con i piedi, lancia Varano solo davanti a Caramanica, la traversa e poi Tabanelli a porta vuota. Poi ritardo e non fa in tempo a tornare in porta che Guastaferro segna il gol del 3-2 con il sinistro. Tabanelli prova ad andarsene, poi Cristofori supera Caramanica. Tabanelli adesso sul calcio d'angolo battuto da Martufi realizza il gol del pareggio 3-3. Partita che è entrata in porta, tutte le altre sono finite piuttosto lontane. Nel frattempo Cristofori, ancora Martufi, poi il pallone dentro per Cristofori e il riflesso felino di Caramanica. Vada La Croa, Riso. Riso con il sinistro. Riso, viene Contarino, si trova sulla traiettoria. Contarino, semina avversari a destra e a sinistra, ancora Contarino, sempre Contarino! Azione travolgente del numero 9. Cristofori di testa sul lancio di Contarino e ci mette la manona Caramanica. Mentre arriva ora il triplice fischio, cala il sipario su Sporting Giovani Risorse DLF Formia, gara che termina sul 3-3. E allora il più caloroso saluto da parte di Valerio Di Prospero agli amici di Mondo Futsal.